Benvenuti sul mio canale, oggi vediamo insieme l'IMAX Tiny Hawk 2 Race Edition. Si tratta di un micro con eliche da 2 pollici senza protezioni, un frame in carbonio leggermente allungato che gli dà la configurazione quindi da Race, per cui Race Edition, ed è capace di volare sia con una cella che con 2 celle, quindi una cella va bene per chi vuole iniziare con questo modello, mentre 2 celle per chi vuole farlo andare un po' più veloce. Il fatto di non avere le eliche protette non è una preoccupazione perché queste IMAX Avan sono davvero resistenti, infatti anche nel video vedrete che l'ho fatto sbattere diverse volte contro gli ostacoli senza riportare nessun danno. Ovviamente ho intenzione di costruire dei paraeliche stampati in 3D perché in questi giorni, dovendo volare soltanto in casa, il fatto di avere le eliche scoperte mi fa temere un po' per gli oggetti che ho in casa, quindi preferisco proteggerle un po'. Seguitemi, quindi iscrivetevi al canale per vedere se nei prossimi giorni stamperò qualcosa di decente per questo modello. Per quanto riguarda le doti di volo, nel momento in cui sto girando questo video ho potuto fare soltanto alcune prove in casa e devo dire che sia ad una cella che a 2 celle va assolutamente bene per il volo in indoor. Ad una cella il fatto che sia poco reattivo lo rende idoneo per chi vuole iniziare a volare con modelli di questa dimensione, perché per il resto praticamente non ci accorgeremo del fatto che stiamo pilotando un piccolo 2 pollici, ma potremo scorazzare per casa attraverso gli ostacoli come se stessimo su una vera pista di racing, e quindi in questi giorni soprattutto che siamo costretti a stare chiusi in casa, questo è davvero l'ideale per divertirsi. Vediamo il contenuto della scatola. Innanzitutto dobbiamo dire che il modello viene consegnato in questa comoda borsetta che ha soltanto un difetto: l'involucro in spugna al suo interno consente di conservare il modello senza eliche, per cui una volta montate le eliche dovremo rinunciare a questa protezione e organizzare il nostro modello al suo interno in qualche altro modo. Però la valigetta, come al solito, è comoda per poterlo conservare e trasportare con comodità. Oltre al modello, nella scatola troviamo una confezione di eliche, soltanto una confezione di eliche, quindi in dotazione abbiamo solo le 4 eliche che vediamo qui montate. Si tratta di Avan, di eliche EMAX Avan da 2 pollici. Purtroppo non hanno messo eliche di ricambio, però come dicevo prima sono abbastanza resistenti, per cui non le romperemo subito. Ovviamente se andiamo all'esterno e cominciamo a sbatterlo sull'asfalto, immagino che anche queste cederanno poco, quindi sarebbe stato opportuno averne almeno un kit di ricambio. Poi ci viene consegnata una bustina con vitarelle e anche gommini di ricambio, un connettore per utilizzare il modello con una cella soltanto, quindi questo andrà messo al posto della seconda cella, adesso vedremo dove, un piccolo cacciavite per montare e smontare il modello. Poi abbiamo le 2 celle, 2 batterie da una cella singola, sono delle EMAX da 450 mA da 3,8 volt, quindi sono delle lipo HV con 80-160C di scarica. Il connettore utilizzato è un pH 2.0 che ci garantisce comunque un buon passaggio di corrente senza che si usuri troppo facilmente. Sotto il modello abbiamo, oltre al velcro che ci consente di mantenere le batterie fisse al loro posto, anche uno spessore in gomma che evita che le batterie scivolino dalla loro posizione. Le 2 batterie vanno quindi, o la batteria singola o le 2 batterie a seconda di come vogliamo volare, vanno montate in maniera perpendicolare al modello per garantire un corretto bilanciamento, e le batterie andranno
collegate a questo doppio connettore PH 2.0. Devo dire che il connettore è davvero solido e in alcuni casi è addirittura difficile, diventa difficile staccare la batteria, quindi sicuramente non avremo problemi durante il volo perché non si staccheranno, però dobbiamo stare attenti a non tirarle dal filo per evitare che magari stacchiamo i fili della batteria dal connettore stesso. Per caricare le nostre lipo abbiamo in dotazione un fantastico caricatore da 6 batterie, quindi può caricare contemporaneamente 6 batterie con attacco USB, quindi potremo attaccarlo al nostro alimentatore da cellulare oppure al PC. Non ho misurato il tempo di carica, quindi credo che sia comunque una carica standard per i suoi 450 mAh, ma devo dire che caricandolo con questo riusciamo ad arrivare ai 4,35 volt della carica massima consentita con le lipo HV, che ci consentono poi di volare addirittura anche 6 minuti. Ho provato a volare giusto in casa, chiaramente come dicevo prima, per cui non ho potuto spingere, però ho superato abbondantemente i 6 minuti di un volo, chiamiamolo da racing domestico. Quindi il divertimento è sicuramente assicurato con un paio di queste batterie. I motori sono degli Emax 1103 con 7500 kW e sono collegati alla scheda ESC tramite delle saldature, quindi non abbiamo connettori per la sostituzione. Il connettore in questa posizione non permette un facile utilizzo di batterie tipo queste Beta FPV con connettore senza prolunga. Quindi vi consiglio comunque l'utilizzo di batterie con prolunga come le batterie originali, o per esempio vi lascio il link per queste URUAV, sempre da 450 e sempre lipo HV 50-100C di scarica, o queste GNB sempre da 450, vi lascio un po' di link in descrizione in modo che possiate avere delle alternative in mancanza delle batterie originali. Quindi il consiglio è quello di cercare batterie sempre con una prolunga. Per quanto riguarda il flight controller, che è nascosto e protetto dalla scocca, siamo di fronte ad un Matec F4 con ESC 4 in 1 da 5A e firmware BLE-LIS, capace di utilizzare anche il D-Shot 600. La ricevente integrata è una ricevente di tipo SPI, compatibile con FR Sky D8, ovviamente si può anche mettere una ricevente esterna. E la comodità di questa ricevente è che chiaramente possiamo fare il bind anche tramite Clean Flight, perché il pulsantino per il bind è qui all'interno, quindi mentre riesco facilmente a vederlo senza il connettore USB, una volta inserito il connettore USB per alimentarlo senza utilizzare le lipo è impossibile cliccare sul pulsantino, quindi la cosa facile da fare, come vi mostro nel video, è quello di alimentarlo, collegarlo al PC, lanciare Betaflight e lanciare il comando per il bind. La videotrasmittente che possiamo vedere qui è una videotrasmittente che va a 25, 100 e 200 mW. Da dire che ci sono alcune frequenze di scatola è impostata in modo da non utilizzare alcune frequenze non regolari, come possiamo vedere dal manuale che è scaricabile attraverso il link che troverete sulla descrizione del prodotto. Se utilizzate una delle frequenze non ammesse, il segnale video si stopperà e quindi non riuscirete più a vedere nulla. Per ripristinare la situazione e abilitare le frequenze non ammesse, bisogna alimentare il modello tenendo premuto il pulsante del cambio di canale e frequenza. In questo modo sbloccherete i canali non autorizzati, potrete anche utilizzare quindi tutte le bande e tutti i canali disponibili. Per il resto la trasmittente è comunque una trasmittente di tipo smart audio e potrete quindi cambiare il canale e la banda direttamente attraverso l'OSD utilizzando la vostra radio, quindi non ci sarà necessità di utilizzare il pulsantino. Per quanto riguarda la telecamera, siamo davanti a un Rancam Nano 2 che consente di avere un video davvero chiaro nelle sue ridotte dimensioni. La telecamera è anche regolabile grazie
al supporto su cui è montata, quindi potremo decidere anche l'angolo con cui desideriamo pilotarlo. A questo punto non ci resta che passare al bind con la nostra radio e collegarlo a Betaflight per la configurazione di base. Ok, dopo aver effettuato il bind con la radio andiamo a controllare tutti i parametri. Quindi innanzitutto mettiamo il quadricottero in posizione orizzontale su un piano e calibriamo l'accelerometro. Diamo un'occhiata anche alle porte. Abbiamo la VTX di tipo Smart Audio sulla Wart 2. Come configurazione abbiamo già D-Shot 600, mettiamo il motor stop, ma questa è una scelta personale. Lasciamo tutto il resto così come sta. Le impostazioni della velocità sono impostate ad 8K, 8K. I gradi per l'ARM li portiamo a 180, l'Air Mode lo spegniamo e lo accenderemo poi a richiesta attraverso la radio. OSD attivato, Anti-Gravity attivato, Dynamic Filter attivato. Mettiamo anche un beep sull'RX Lost, per quanto credo che questo modello non abbia, visto che questo modello non ha sicuramente un buzzer, quindi utilizzeremo i motori per sentire un beep nel caso in cui dovessimo perderlo. Il resto possiamo lasciare così come sta, salviamo. Sensori batteria, per il momento lasciamo tutto come sta, quindi tensione cella, l'avviso sta a 3,3, tensione minima 3,2, mentre la massima 4,4. Per quanto riguarda i PID, cominciamo chiaramente ad utilizzarlo lasciando tutto così come di default, però andiamo ad aumentare soltanto la forza di angle e horizon e il limite di angle, perché 25 è davvero basso e il modello risulterebbe troppo duro, per cui facciamo soltanto questa modifica e vediamo come La ricevente, quindi l'abbiamo già verificata. Modalità di volo. Andiamo ad attivare l'ARM sulla AUX1. L'angle lo lasciamo sul 2 solo in prima posizione, in modo che il resto sarà Air Mode. L'Horizon nel mio caso non serve. Il beeper, ammesso che abbia qualcosa, lo mettiamo sull'AUX1, nell'ultima posizione, che quindi andiamo anche ad eliminare come ARM. L'Air Mode lo attiviamo sull'AUX2 in questo modo. Il flip over after crash lo lascerei disabilitato per il momento, visto che non abbiamo un paraeliche, quindi con le eliche scoperte farlo ribaltare potrebbe essere un danno. Il resto lo lasciamo così com'è. Diamo un'occhiata all'OSD e mettiamo i valori che più ci interessano. Vediamo poi sul monitor se questa configurazione sarà utilizzabile. Ok, a questo punto quindi possiamo
andare sul CLI. Quindi come versione abbiamo la 4.1.0. Ci facciamo un dump e ce lo salviamo sul file. E siamo pronti per la nostra prova di volo. Sto utilizzando i PID di default, ma vedremo che sebbene in angle mi sembrano abbastanza decenti, riesco ad andare a pilotarlo all'interno della casa e a passare attraverso i vari ostacoli con facilità. Mentre per quanto riguarda l'air mode, ho fatto giusto una prova all'aperto, ma c'era troppo vento e mi sembra che qualcosina vada ritoccato, quindi probabilmente nei prossimi video, se riesco a fare qualche altra prova all'esterno, cercheremo anche di ritoccare qualcosina, sebbene non possa spingerlo più di tanto perché al momento siamo costretti a volare soltanto in casa. In conclusione devo dire che quindi sono soddisfatto del modello, sebbene non abbia potuto fare delle prove di freestyle al momento, ma come ho già detto prima, vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video in cui farò qualche altra prova. Però per fare del racing, soprattutto indoor, il modello è eccezionale e come ho già detto, andando con una cella è possibile anche andare lentamente, non avere un modello troppo reattivo, per cui possiamo anche iniziare a volare con questo modello. E grazie alla resistenza delle eliche non avremo neanche grandi difficoltà a farlo sbattere contro qualche ostacolo senza rischiare di distruggerlo. Andando invece a 2S possiamo divertirci sia nel racing indoor, ma mi aspetto che sia anche divertente in micro racing outdoor, quindi sicuramente il modello è promosso, per cui vi consiglio di vedere i link in descrizione per controllare eventuali coupon e offerte disponibili al momento. E vi consiglio quindi, vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Quindi grazie per la visione e alla prossima.